Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme, l'annuncio. È tutto vero, Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono ufficialmente una coppia. Il centauro della MotoGP ha raggiunto la bella influencer in Sardegna dove si trova insieme con la sorella e le adorate nipotine. Dopo tanti indizi finalmente Giulia e Andrea decidono di uscire allo scoperto, segno che il loro rapporto va davvero a gonfie vele e vogliono condividere la gioia con i propri follower. Nella ridente località turistica stanno passando giorni meravigliosi, sembrano aver totalmente dimenticato i rispettivi ex, la De Lellis ha chiuso con Andrea Damante dopo un continuo tira e molla, mentre Iannone si è lasciato con Belen, tornata ufficialmente tra le braccia di Stefano De Martino. Ebbene, nonostante le fresche delusioni di cuore i ragazzi credono ancora nell'anima gemella e si godono loro idillio alla luce del sole. Giulia De Lellis e Andrea Iannone fanno ufficialmente coppia, l'annuncio degli innamorati. È Iannone che rompe per primo il silenzio postando sui social uno scatto dove compaiono sia Giulia che la nipotina Matilde. Non aggiunge nessuna didascalia, ma una delle prime a rispondergli è la neocompagna. Amo e commenta, tralasciando apposta una R. Un'allusione a qualcosa di intimo, che solamente i piccioncini capiranno. I primi rumors su Andrea Iannone e Giulia De Lellis erano circolati in rete un mese fa circa. Il fortuito, e fatale, incontro sarebbe stato favorito dal fratello di Giulia, agguerrito supporter di Iannone. La De Lellis avrebbe raggiunto il pilota nel GP del Mugello forse proprio per persuaderlo a incontrare il fratello. E da quel momento sarebbe scoppiata la passione, poi continuata nelle settimane successive. Prima di confermare il gossip, Giulia e Andrea si sono rincontrati nella villa di lui in Svizzera, poi a Milano e infine in Sardegna hanno reso ufficiale la storia. Andrea Damante scottato. Quello rimasto più scottato dalla liaison è stato Andrea Damante, con cui Giulia abbandonò come coppia gli studi di Uomini e Donne. A quanto pare i due si erano parecchio riavvicinati, quando la De Lellis ha incontrato Iannone e perso la testa per lui. All'indomani della pubblicazione delle prime foto della sua ex con il pilota l'ex tronista dichiarò che giusto pochi giorni prima Giulia era a casa sua, non sapeva cosa fosse successo. Dal canto suo Giulia De Lellis ha badato poco alle rimostranze, affermando di essere rimasta in buoni rapporti col di Illunga. Adesso sale però sul treno dell'amore di Andrea Iannone o forse dovremmo dire sulla moto.